Ho amministrato anche città importanti, presidente della provincia, assessore ai lavori pubblici. In poche parole, è una vita di impegno, ma è una vita anche di soddisfazione e soprattutto di fiducia, perché io credo che il consenso elettorale è una questione di fiducia, è una fiducia che non è stata mai tradita e che, come vediamo, è sempre intatta. Ovunque mi sposto il modello di lavoro è lo stesso e il popolo risponde sempre allo stesso modo, perché rispetto alle cose che si fanno, ai progetti che si realizzano, ai sogni che vengono concretizzati, la risposta del popolo è sempre la stessa. La fiducia è uno straordinario consenso. Quali sono gli obiettivi dei prossimi 5 anni? Ma continuare tutto il lavoro che è stato iniziato, che è in itinere, ma fare anche altre cose, impegnarmi a fondo anche come presidente della provincia, perché ancora oltre 2 anni e mezzo di mandato, quindi mi aspetta un lavoro immane, ma non mi spavento, mi piace, lo faccio con grande determinazione, con grande esperienza, e poi questi risultati ti danno l'adrenalina, è come un orologio a cui dai la carica che insomma deve andare avanti. Quindi questi sono i momenti in cui si fa il pieno di fiducia, di entusiasmo, di forza, e mi pare che Capaccio insomma abbia fatto superare il serbatoio di queste cose. Io ho un modello di lavoro che ormai collaudato, fare le cose, mantenere le promesse fatte nei programmi elettorali, che per me sono doveri, mantenere stabili le amministrazioni in armonia, senza fare giochetti di palazzo o pettegolezzi come forse alcuni sono abituati a fare. Io sono per il lavoro, per gli obiettivi, per le scelte e per il bene comune. Quindi il bene comune è la mia stella polare e la gente se ne accorge, perché questi risultati si ottengono quando le scelte sono davvero legate al bene comune. Quindi io vengo da una storia politica che ci ha insegnato a fare questo, e probabilmente se non succede questo a tutti è perché si è smarrita la via della politica, però noi abbiamo dimostrato che la politica ha solo l'obiettivo del bene comune, il benessere della gente, la qualità della vita, il lavoro, il rispetto, aiutare gli ultimi, e avere la porta aperta, ecco, la porta aperta delle istituzioni. Il comune è la trincea dove il cittadino viene anche per cose che non riguardano il comune, però deve trovare un punto di riferimento, deve trovare un momento di speranza. Ecco, la speranza è stato sempre un mantra per me che ho sempre ribadito, e dico sempre però che la speranza siamo noi. La speranza era quella, la speranza era quella che Papa Wojtyła gridava da Piazza Plebiscito verso i politici. Ma la speranza, oltre ad essere una virtù cristiana, è uno stato d'animo, è un modo per trasmettere alle persone che il domani non è una minaccia, ma è un modo per fare il bene, per vivere meglio, per essere ottimisti, per avere fiducia nel futuro. Durante la campagna elettorale tu hai detto: 5 anni fa la gente non mi conosceva e mi ha votato, ora mi conosce e mi voterà ancora di più. Si è verificato proprio questo? Ma credo che sia naturale, cioè vincere le elezioni al primo turno quando non ti conoscono e conoscono soltanto l'amministratore e non l'uomo. Molti non ci avevano parlato, sapevano che ero stato un bravo sindaco ad Agropoli o altrove, però ecco, non conoscevano anche l'uomo. Credo che in questa campagna elettorale non ha vinto soltanto il sindaco amministratore, ma ha vinto anche Franco Alfieri come persona, perché penso che sia...